Mercoledì 21 febbraio, in 100 secondi, le breaking news di Alice Channel. Oggi apriamo con una notizia sugli effetti dei cambiamenti climatici in Italia. Fortissimo l'impatto economico. Negli ultimi 40 anni i disastri ambientali sono costati 210 miliardi. Un quarto delle PMI sorge su un territorio a rischio e il nostro paese da solo subisce un terzo dei danni registrati in tutta Europa. Passiamo ora alla rivoluzione sugli autovelox annunciata dal ministro Salvini. È in arrivo un decreto ministeriale con l'omologazione nazionale delle norme. Il limite minimo di velocità per l'installazione dei rilevatori sarebbe fissato sui 50 km all'ora. Novità dal cluster Alice: UPAC ha annunciato il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra il nord Italia e il Belgio. L'operatore intermodale aumenterà da 9 a 10 i viaggi settimanali tra Novara e il porto di Zeebrugge. Saliranno da 5 a 6 anche le rotazioni tra l'interporto di Busto Arsizio e lo scalo Belga. È stata formalizzata l'amministrazione straordinaria per l'ex Silva di Taranto. Un decreto del ministro Urso ha ammesso la procedura con decorrenza immediata. Giancarlo Quaranta nominato commissario straordinario. Obiettivo: il rilancio dell'azienda aggravata da 700 milioni di debiti. Via libera dell'Unione Europea al 13° pacchetto di sanzioni contro la Russia, uno dei più ampi approvati finora. Venerdì anche gli Stati Uniti annunceranno un nuovo regime di misure nei confronti di Mosca per la morte di Navalny. In chiusura i mercati finanziari, Piazza Affari guida in rialzo gli indici europei in attesa dei verbali dell'ultima riunione della Fed. Spread a 148 punti, poco mossi i prezzi di petrolio e carburanti, stabile anche il gas sui 24 euro a megawattora. È tutto per le breaking news di oggi, buona giornata.